Ciao ragazzi! Abbiamo saltato una settimana. Vero, ragazzi, a volte trovarsi in tre non è. Non poteva. Sì, Rattotti era incinto, doveva partorire. Trovarsi a volte. Vabbè. Cosa facciamo? Cosa facciamo? Oggi parliamo degli uomini scelti. Non so niente. Io non so niente. No, abbiamo tenuto lo scoop, se no non saremmo riusciti a farvi. Io non so niente. Ecco, con l'aspirapulle, l'aspiratutto qua. Sì, sì. Allora, Aromi Shake and Vape. Aromi Shake and Vape sono due ragazzi siciliani che ho conosciuto tempo fa, che si sono lanciati in questa avventura e hanno pensato a questa linea di aromi che vi arriveranno a casa nella soluzione dentro la boccia. 75 ml di aroma in cui dovrete aggiungere 175 ml di BG. Nicotina se la volete, ma noi ovviamente vi consigliamo niente nicotina. Noi li svaperemo senza nicotina. Noi li svapiamo senza nicotina. E niente, al momento sono partiti con questi 5 gusti, questi 5 liquidi che adesso vi presenteremo. Uno alla volta. Roba da Cloud, roba da Cloud, roba da Flevo. Chiaramente, visto tanto BG che ci va dentro. Sì, decisamente loro hanno sempre avuto questa impronta. Sono formati un po' grossi, l'unica cosa. Sì, sono formati decisamente grossi, anche importanti, però comunque diciamo che anche la concorrenza si muove su quella direzione lì. Comunque, parlando con i ragazzi, loro mi hanno detto che stanno già pensando anche a soluzioni più piccole. Più piccole. Soprattutto io penso che sia la decisione migliore, soprattutto adesso che ti stai lanciando sul mercato. Quindi, per farti conoscere, sai, uno che si avvicina, prendere 250 ml ad occhi chiusi. Penso. E il prezzo? Allora, ovviamente adesso si può acquistare solo questo formato ed è $29.90. Per ogni 29,90 con 75 ml da Roma che ti rende per 250 ml sono degli scomposti. Sì. Un'aromatizzazione che si avvicina al 30% d'aromatizzazione. Sì, 30% d'aromatizzazione, 250 ml di liquido con 29 euro. Maturare anche. Ecco, maturazione. Sì, loro ovviamente consigliano una o due settimane. Io penso che già 10 giorni siano sufficienti. Poi dopo ovviamente, come ho sempre fatto anche per i miei liquidi, a me la maturazione piace fargliela fare, cioè soprattutto sugli scomposti, anche quando sono arrivati sul mercato i famosi shake and mix, io comunque una settimana di maturazione gliel'ho sempre lasciata fare, quindi gli piace maturo, Va bene, abbiamo descritto sulle bocce c'è già scritto tutto. Sulle bocce trovate già tutto, la concentrazione dell'aroma, quanto VG dovete aggiungere, quanto steeping dovete fargli fare, quindi semplicissimi, non puoi sbagliare, basta seguire quello che sta indicato sull'etichetta, trovate poi tutto. Poi magari vi facciamo qualche foto. C'è una bella grafica sull'etichetta, tutto spiegato bene. Molto l'unica bello. Cosa, forse a me piacerebbe più bocce trasparenti, non lo so, un po' più ambrate dove vedi, il confezionamento, un bel confezionamento, diciamo una bella etichetta di diverso, no? una bella boccia, un bel adesivo, una bella grafica. Comunque concordo, anche a me piace vedere il livello. Però secondo me è anche voluto, visto che comunque c'è una maturazione, solitamente deve avvenire al buio, quindi magari ambrata, la boccia nera ti aiuta anche in questo. Sì. Comunque è una bella confezione, punti di vista. Poi il nero spina. Allora niente, dai, cominciamo. Sì, cominciamo. E primo? Cominciamo dal Devil Cup. Un blend di croccanti cereali glassati. Va bene, di conseguenza quindi ci aspetteremo di sentire quei bei cerealoni da colazione. Con un po' di latte, con un sottofondo lattoso e il dolce della grassa. E allora, su cosa li proviamo? Allora, al momento su Adali. Su Adali, con la Build Adali. Solita Build Adali. Io dico la verità, di questi ne ho provati due e questo non l'ho mai provato. Ce n'è Sancetti o Stecchino? Sì, no, era pieno.
buono. Sì. Buono. Si sente bene la pasta glassata e buono, sotto buono. Il cereale. Non è stuccoso. Non è stucchevole, non è carichissimo di qua, però senti, insomma, ti lasci il dolcino del cioè, secondo me proprio è fedelissimo alla risposta. Questo è abbastanza all day, però. Sì. Questo è abbastanza all day, cioè. Il ratto? Guarda com'è sapore, guarda. Buono. Ratto ha detto che è buono. Mi piace. No, sì, no, si sente bene il cereale. La parte predominante è la glassa. Sì, il dolce della glassa. E sì. Poi ti lascia l'amarognolo del cereale sulla lingua. Sì, secondo me è buono, molto buono. Buono, non è carichissimo, lo puoi svapare tutto il giorno. Questo sì, fammi provare un altro. Questo buono. Piace. Ce n'è? Buono. Ce n'è di cotone. Buono. No, scende il cereale, mi piace. Sì, buono. Mi piace. Buono. Ok, questo è buono, rispetta la descrizione, è un all day, niente, adesso passiamo al secondo. Abbiamo cambiato la build, abbiamo dato una rinfrescata e adesso passiamo al secondo, che è Biscuit Invader. Una fragrante pasta folla racchiude un ripieno goloso di crema al limone. Dunque, ci aspettiamo di sentire la pasta folla. Ah, questa è una ricetta, insomma, l'hanno provata a fare tanti. Sì, ok? Sì, okay. La pasta folla con il limone. Sono curioso di capire che tipo di limone è, perché a volte il limone risulta. Beh, speriamo sia un limone di Sicilia, visto che Sì, no, però a volte il limone a me risulta un po' ittoso. Cioè, io spero che sia un limone cremoso più che. Hai capito? Non ci resta che poco. Sì. Com'è? A me piace. Sì. Mi ricorda quei biscotti. I Crisby. Quelli proprio ripieno di crema. Io sento un po' più sì, una crema al limone, sento più sì. Quello che la pasta. No, io sì, senti? Sì. Oh, magari è la prima volta che questa è la prima volta che lo sbarco, Buono questo, si sente la pasta. Sì, la senti? Sì, ti rimane, Subito senti il limone. Fammi provare un po' meglio, e questa è la prima volta che lo sbarco. Questo è molto buono anche questo. Sì. Sì, non è pesante. Sì, anche questo. Secondo me però è più carico. È più carico dell'altro. Sì. Il carico è buono, Tom. Sì, la pasta folla ti rimane in bocca. Ti rimane. La senti. Proci subito al limone. Subito il limone, che però non è un limone di quelli aspri, no, agri, è cremoso. È un limone abbastanza cremoso. Mi ricorda quei biscotti sì. Della Parmalat, molto buoni. No, è buono anche questo. Non è carichissimo neanche questo, sì. È un po' più carico dell'altro, anche questo è un all day, dai, sì, è un all day. Sì, decisamente. Ma può essere anche una scelta giusta, dai, 250 ml di roba. Sì, e poi fare troppo carico, insomma, ti stufi boccia, e poi dopo non lo so più. No, anche questo ci sta, sì, ci sta, buono, decisamente, buono. Molto buono. E allora adesso cambiamo un po' il cotone e ne facciamo vedere un altro. Siamo là, ci tocca ragazzi, ci tocca. Prossimo liquido che è? Fucking Donuts. Una morbida ciambella irresistibile, ripiena di una delicata crema alla mela e spolverata con zucchero a velo con un pizzico di cannella. Allora, ci aspettiamo di sentire il ciambellino con le mele. Io spero da questa. Però, ragazzi, questo ve lo dico, l'ho già provato. Questo è uno dei due. Io l'ho detto che due li avevo provati, questo l'ho già provato e mi piace. E sono contento di non sentire tanto la cannella, insomma. Cannella, secondo me, un pochino, ma è giusto, non è di quei liquidi americani che senti il cannellone. Mi piace il cannellone. Il cannellone, figa. No, qua questo me lo svapacchio qua. Sempre a me lo. Sì, questo è buono. Assomiglia a uno di quei liquidi là di Di Unbolt. Qua si sente più la mente. Com'è che si chiamava? Apple Pleasure? No. Sai che non lo so. Uno di quei liquidi di Unbolt. Qua si sente di più la mela.
È buono. Sì, questo è proprio fresco. Fresco, io questo me ne sbatterei, sì. Qua. I gusti sono gusti, questo a me piace molto. Qua secondo me è un po' più fatto cento. Sì, questo è molto questo... buono. Poi estivo, buono, te lo sbatti. Questo sì. Non è mele verdi, non è una mela verde. No, anzi, è una mela rossa succosa. No, buono, buono, buono. Consiglio proprio un leggero, sì, ma però la senti acido, ma... la ciambella non si sente, no. Non si sente, si sente molto lo... la mela arrotondata, un pizzico di cannella arrotondata da un qualcosa sotto, dolce. A me questo veramente, la fottuta ciambella, sì. Mi piace, fucking dance, buono. Anche questo molto merita, sì, poi svappato anche il cloud, ti arriva una bella botta di mela. Boh, dai, questo è buono, molto buono, a me piace molto. Poi, degustibus. Poi... basta, le bocca con schermo. Dopo poi ci diamo i voti, Sì, dopo poi ci diamo i voti. Col cartellino. Va bene, passiamo al prossimo. Bene. Avanti un altro. Procediamo con il St. Patrick Elf. Una crema densa e corposa in pieno stile irlandese. Un perfetto mix tra caffè, panna e nocciola. Allora, caffè, insomma, qua... sì, un Irish coffee con un noccioloso. Un noccioloso, eccetera. Io questo lo provo. Ah no, ragazzi, questo qua. Questo ti piace? Mi fa impazzire. Sì, è un caffè diverso dal caffè del barista è più dolce, eccetera, molto diverso, cioè, dolce impestante. A me piacciono i caffè dolci, comunque anche questo è buono, Cioè, a me di questo piace che si sente bene la nota del caffè, ma poi viene fuori la panna e la nocciola, cioè secondo me è proprio bilanciatissimo, sì. Ed è qualcosa che io personalmente non avevo mai svapato. Cioè, mentre magari negli altri, certo, il limone, sì. la ciambella, sì. La mela. È un caffè più caffè. Sì. È un caffè più caffè. Sì. Com'è? Questo mi piace. Mi piacciono tutti. Vai. Molto buono questo. Di questo non ti stonda mica. Per me è un po' troppo caffettoso, però è buono. Oh, ragazzi, preferisco un po' più il dolcione. Poi gusti, ragazzi. Gusti, però è buono, cioè è buono, Cioè è buono. Ah, è buono, dai. È buono. Dai, allora, ragazzi, per adesso... Si sente quello che c'è scritto. Si sente quello che c'è scritto e... Non ho mica imbrogliato, dai. Dai, va bene. The Last But Not The Least, come si chiama? Mr. Brown. Deliziosi biscotti che racchiudono tutta la bontà di una crema vellutata di nocciole, l'irresistibile golosità di una glassa alla vaniglia e una spolverata di granella di nocciole. Insomma, biscotto cacao, biscotto cioccolato, nocciole. Sì. Poi proviamo un biscottone. Cioè, il cioccolato non c'è. Non c'è cioccolato. Biscotti e non c'è. Ah, cioccolato ce l'avete messo dentro. Sì, cioccolato. Guardavamo l'immagine, sembrava il cioccolato. Dentro. Non c'è il cioccolato. Non c'è cioccolato, ragazzi. Sì, se manco i biscotti... prendono i libri con le figure, però se no non siamo capaci di leggere. Sì. Mi dà sempre il papino dei palosti. Questo forse è quello che mi piace meno. Sì, questo rimane un po' anonimo. Sì, questo, ragazzi, gli altri. Sì, non è cattivo. Però tra tutti è quello che sì. Mi ha colpito meno. Sì, questo dei cinque è quello che è buono, ma sì, quello che anche questo un po' blandino. Fatico a provarci quello che c'è scritto. Quello che c'è scritto, sì. Sì, sente la nocciola. Sì, però non è una nocciola. Non è nocciolone. No.
Però ragazzi, io su 5 ce n'è uno, e poi magari lo assaggio qualcun altro. Che poi cioè, rimane sempre una cosa difficile da dire, per qualcun altro potrebbe essere il più buono, cioè i gusti sono soggettivissimi. Sì, questo non è... Non... Vabbè, comunque... No, non... Sì, si fatica... Ha fatto un verso del cavallo, hai visto? O dell'asino. Più asinino, Non lo può anche a me, Claudio. Beh, qua esce meglio, però... Sì, qua esce meglio che lì, però... Vabbè. Niente, dai, li abbiamo visti tutti, saluti finali, sì, diciamo... Beh, siamo alle votazioni, al sito che è shakenway.it. E niente, adesso facciamo... Lo mettiamo in descrizione. E adesso saluti finali, diciamo quelli che ci sono piaciuti di più o meno. Sì, diamo una valutazione. Va bene? Va bene. Andiamo adesso. Bene, abbiamo finito. Abbiamo finito, ragazzi? Oh, diamolo. Beh, vabbè. No, dai, adesso diamo qualche voto, allora, diciamo che... Vabbè. In generale sono un po' buoni all day, cioè non c'è nessuno carichissimo. In generale sono buoni. In generale sono buoni, sono degli all day e buoni. Sì. Adesso e si vede che sono buoni anche perché ognuno ha le sue preferenze, di conseguenza è una gamma che secondo me può andare sui gusti di tutti. Beh. Sì. Non abbiamo più o meno, cioè abbiamo delle diversità. Se non gli piace l'attacco non va bene. No, non va bene. No. Però... Ok, vai. Allora, per me il top è St. Patrick, quindi volevo dargli 10, però poi dopo questi due mi rompono le palle, allora 9 per me. Poi Biscuit Invader, 8. A pari merito il fucking Donuts e il Davis Cup, sempre 8. Ho dato 8 alla mela, anche se il genere fruttato non è, però riconosco che è un liquido fatto bene. Invece il Mr. Brown per me è 5. Ok, per me invece... La mela e i cereali sono da 8, cioè voglio dire, a me piacciono veramente tanto. Il primo i cereali, Davis Cup e Fucking Donuts per me. Oh ragazzi, Fucking Donuts, vi deve piacere la mela, perché se non vi piace la mela state... Ah, se non vi piace la mela... Però non è liquido un po' meno il Biscuit Invader, perché forse perché è un gusto già, anche se è diverso dagli altri, il limone, è già sentito, gli do un 7. Il caffè, come ho detto, a me piace il caffè un po' più dolce, quello lì è troppo, però si sbappa bene, gli do un 6 e anche mi trovo d'accordo con Sancetti, quello che a me è piaciuto meno, ma molto meno degli altri, è il Mr. Brown. Bene, che gli do un 5. Invece guarda, il Mr. Brown gli do 6 perché comunque non è un liquido malvagio. No, ma cioè... Allora, avendo provato con tutti questi, tutti molto buoni, senti comunque... Vabbè, certo. Allora, essere stato poi il Biscuit Invader gli do 7, al St. Patrick gli do 8. Lui va alla rovescia, hai capito? Lui parte. Il Davis Cup gli do 7. Boh. E la mela gli do 8 e mezzo. 8 e mezzo. Ti è piaciuto il melino anche a te? Allora? Ah, sì. Il melino. Sai che piace tutto. Buona. Vabbè, dai, allora abbiamo finito. Ragazzi. Ringraziamo i ragazzi che ci hanno mandato i liquidi. Ciao, ragazzi, grazie. Come sempre, salutiamo Matteo di Svappo Planet. Ti invitiamo a iscrivervi al canale, commentare. Ovviamente, ciao Domenico, ciao Marco. Ciao Domenico, ciao Marco. E ci vediamo la settimana prossima, sempre che riusciamo a metterci dietro, ecco. Sempre che Rattotti non è mica sempre servito può sempre, ma c'hai dei coraggi da leone, va bene? Dai, svappata finale, mica vero, che meglio, dai, va bene, ciao ragazzi, ciao.